C'è un ritratto di Charles Dickens, opera di Samuel Lawrence del 1837, che si pensava perduto, e 25 delle lettere del romanziere assolutamente inedite. È uno straordinario tesoro acquisito negli Stati Uniti da un privato per oltre 2 milioni di euro. Per la prima volta il grande pubblico potrà ammirare la collezione nel museo londinese che celebra l'autore del Racconto di Natale e di tanti altri capolavori. This is a fantastic acquisition for the museum. Questa è un'acquisizione fantastica per il museo, spiega la direttrice Cindy Shugru, la più grande dagli anni 70. Ci offre nuove informazioni sulla vita e sul lavoro di Dickens, sul suo rapporto con i familiari e gli amici, l'impatto della sua letteratura in tutto il mondo. La collezione include anche un estratto scritto a mano da David Copperfield, disegni originali dell'illustratore George Cruikshank, gioielli, libri e una penna matita dorata appartenuta allo scrittore, giornalista e reporter di viaggio britannico dell'età vittoriana. Noto per i suoi romanzi sociali e per il suo humor, Dickens è uno tra i più importanti romanzieri di tutti i tempi. Gli oggetti saranno catalogati e conservati nel museo, proprio nella casa in cui si trasferì la famiglia Dickens nel 1837, nel quartiere di Bloomsbury, nel cuore di Londra.